Amanti del salmone affumicato, venite a me. Non so voi, ma io compro il salmone tutto l'anno. Salmone affumicato, io lo mangio a colazione, ci faccio la pasta, ci faccio la piadina, ci faccio la mousse. Insomma, non manca mai, mai nel mio frigorifero. Figuriamoci a Natale. Mi chiedete ricette per la vigilia, giustamente. Io non sono proprio bravissima a cucinare il pesce, infatti ogni anno vado o da mia suocera o da mia madre alla vigilia, ma vi faccio vedere una soluzione facile facile per un aperitivo, ma proprio facile facile facile. Abbiamo qui il salmone e la ricotta, perché facciamo degli involtini di salmone con la ricotta, mamma. Condisco la ricotta, una ricotta di mucca, sono circa 150 grammi, ma poi ovviamente dipende da quanti involtini volete fare e quanto salmone avete. Comunque un pizzico di sale. Non troppo, perché comunque il salmone è saporito, un pizzico di pepe bianco, una grattugiatina di scorza di limone non trattato, dipende poi se vi piace il gusto della scorza di limone, occhio a non arrivare alla parte bianca, se no poi diventa amaro, e un filo d'olio extravergine d'oliva, buono, e mescoliamo fin qua, tutto facile. Sai che ci metto pure il prezzemolo. Comunque, un po' di prezzemolo trito lo metto dentro e qualche altra fogliolina invece me la tengo per la decorazione finale. Perché a Natale bisogna fare tutto con un po' di eleganza, ma come taglio guardando la camera. Bene, ancora munita di tutte le falangi, aggiungo il prezzemolo frittato nel mio composto di ricotta, cioè nella ricotta, e mescolo semplicemente. È il momento di preparare gli involtini. Io ho delle fettine di salmone piccoline, un salmone, non so, pregiatissimo che ha preso mio marito al supermercato, è un salmone molto molto scuro e molto molto saporito, però ovviamente potete anche comprare quello che ha le fette leggermente più chiare, più grandi, insomma, salmoni di diversa qualità. Ovviamente in questo caso ogni fettina sarà un involtino. Se prendete dei salmoni, delle fette di salmone più grandi, potete fare un unico grande involtino e poi tagliarlo come fosse del sushi, non so come spiegare, e quindi vengono dei rotolini, ma noi utilizziamo questo qui con le fettine piccoline. Quindi prendo un cucchiaino, metto la ricotta al centro e semplicemente avvolgo, basic, e lo metto così, via. Ne faccio pochi perché questa confezione era tipo da 150 grammi, c'erano queste quattro fette meravigliose, ma appunto un po' scarsina come quantità, però facciamocela bastare. Se volete potete aggiungere al posto del prezzemolo l'erba cipollina tritata, secondo me è perfetta, io ora non ce l'ho. Tra l'altro con l'erba cipollina poi potete fare anche dei simpatici fiocchettini intorno all'involtino, bellini da vedere su un piatto d'aperitivo. Ma io ovviamente, come sempre, sono una caciottara e non ho nulla detto ciò, quindi beccatevi un involtino tipo sushi col prezzemolo. La morale di questa ricetta è non comprate le confezioni da 150 grammi, perché poi questo è quello che otterrete dalla vostra confezione di salmone. Completiamo, come abbiamo detto, con delle foglioline di prezzemolo, perché anche l'occhio vuole la sua parte, signore e signori. E dai, attaccati. Poi a me piace ancora un po' di scorzetta di limone, ma dipende da voi. Là, un filo d'olio no, basta, pepe nemmeno, e la ricetta praticamente è fatta. Avete visto l'aperitivo di pesce? 5 secondi, quanto ci abbiamo messo? 2 minuti, pronto. Ricordo che se avete fette più lunghe potete spalmarle di ricotta o anche di Philadelphia, chiuderle e poi tagliare i rotolini. Se no, se avete fettine corte, piccole, ma comunque di qualità come le mie, va bene così. Però la confezione da 150 grammi non basta. Spero che questa ricetta, più che ricetta, che questa idea facile per la vigilia, ma anche per tutti i giorni, vi sia piaciuta. Vi aspetto nei commenti, se vi va lasciate un like. Se non seguite ancora il profilo, mi raccomando, fate ancora in tempo, fate sempre in tempo. Io vi aspetto e ci vediamo domani con una nuova ricetta del calendario dell'avvento.